Ciao ragazzi, eccoci qui per un nuovo video. Oggi andiamo a vedere come sostituire le lampadine all'interno dello stop posto sullo spoglierino della Smart, una Smart prima serie 4,50 il modello. È un'operazione che praticamente va effettuata in tutte le Smart della prima serie, quindi stessa identica procedura. Oggi vi farò vedere come smontarlo e sostituire le lampadine. Io ho optato, siccome le lampade all'interno non sono tutte a LED, ma bensì lampadine normali, 12 volt piccoline, io le cambierò con quelle a LED che hanno una durata maggiore e fanno più luce. Vi farò vedere passo dopo passo. Intanto abbiamo bisogno di un cacciavidino a croce per queste due viti che sono qui. Se riuscite a vederle, una e due. Nel frattempo vi faccio vedere che non funzionano tutte quante spingendo il freno, bensì solo tre. Quindi vedete le tre a sinistra guardando dal posteriore. Allora, per vedere quale delle lampadine si sia fulminata e magari non optate per poterle sostituire tutte quante come farò io adesso, ma solo quella fulminata dovete aprire il finestrino, il vano posteriore, ok? Solo la parte superiore e andate a pigiare il freno, quindi automaticamente vediamo quali si accendono e come vedete sono le prime tre guardando da dietro a sinistra. Vedete? Eccole, le altre due sono fulminate. Andiamo ora a smontare. Prendiamo il nostro cacciavidino. Andiamo a sfidare. Dopo tiriamo, attenzione, non perdete le viti, tiriamo verso di noi e voilà, siamo all'interno dello stop, la parte interna. Come vedete io qui una già l'avevo sostituita a LED, un'operazione che ho effettuato proprio ieri, però giustamente non vanno bene perché è più forte come luce rispetto alle altre. Quindi ora andiamo a toglierle tutte, 1, 2, 3, 4, sono 5 in totale, ragazzi. Io tolgo 4 perché una, ripeto, l'avevo già sostituita. Vi faccio vedere, ho comprato queste lampadine da un negozio cinese a soli 1,90 € l'una, alta qualità, lunga durata. È talmente piccolina e ultra bianco chiaramente a LED. Ok, bene. Ora l'operazione da fare è togliere le lampadine all'interno dello stop, quindi perché siccome si crea un po' di ossido, magari troverete un po' di difficoltà nel sfilare la lampadina vecchia. Vi do un consiglio, tirate verso di voi, qui in questo lato sinistro ci sono uno spinotto, diciamo così, con due dentini, che sarebbe quello del contatto. Se voi tirate verso di voi, eccole, vedrete che questo spinotto viene via. E come vedete qui, cioè ai fori, eccoli, due fori del contatto. Ok, noi tiriamo via così lavoriamo più comodi. Cerchiamo di smontare le lampadine vecchie. Ok, eccola qui. Un'operazione che è abbastanza non difficile, ma un po' rognosa. Cerchiamo di smuoverle, ragazzi,
per poter liberarle dal... si crea un po' di ossido perché si infiltra l'acqua, quindi purtroppo a lungo andare sembra che le lampadine si saldano all'interno del fanale dello stop, e quindi non è normale, però purtroppo succede. Come dicevo anche nel video precedente, quando ho fatto il video della sostituzione della lampadina posteriore della Smart, del freno e della luce delle posizioni, che purtroppo le Smart hanno questo difetto un po' tutte, specialmente queste diciamo un po' più vecchiotte della prima serie, che bruciano, fulminano molto spesso le lampadine, dalle vibrazioni, dall'infiltrazione dell'acqua piovana o altro. Quindi si crea questo problema. Allora, io vedo che sto muovendo e in qualche modo sono riuscito, ecco. Mi raccomando, come dicevo prima, dato che si fulminano molto spesso, queste buone, magari queste che funzionano, nel caso mio erano le tre, una non la consideriamo perché quella LED, ma queste altre due sì, me le tengo da parte, perché non si sa mai, se dovessero fulminare, d'emergenza le avete un paio, ok? Quindi una via. Ora andiamo alla prossima. Fate un po' di gioco, ragazzi, attenzione che non si rompa la lampadina, poiché vi potete far male. Mi è successo proprio ieri con questa prima che ho sostituito, che non venendo via si è rotta e la lampadina, le schegge possono, fortunatamente non è successo nulla, però possono farvi male, eccetera. Quindi non ve lo auguro, insomma, fate attenzione, ecco, questo voglio dire. Tiriamo. Ancora un po' di gioco. Eccola, come non detto, praticamente si è rotta, quindi ora dobbiamo cercarla di tirare via, ma purtroppo la lampadina si è spezzata. Un consiglio, ragazzi, prendete un cacciavidino piccolo, fino, e provate a spingere da sotto. Da sotto c'è il contatto della lampadina che magari tirando e spingendo riusciamo ad estrarla. Sempre molta attenzione per quanto riguarda i pezzi di vetro. Eccola, è venuta via, però come vedete si è rotta, quindi questa non è più buona da buttare. Via. Ora andiamo alla prossima, che sono quelle fulminate, quindi mi raccomando solo a non farvi male. Spingiamo da sotto, secondo me è la miglior cosa, liberiamo un pochino, perché vedo che fa molta fatica la lampadina a uscire e non vorrei mi fareste male. Come vedete anche qui ci sono dei spuntoni, ragazzi, all'interno dello stop c'è questo disegno un po' e bucano parecchio, quindi eccola un'altra, questa è fulminata, via. Spingiamo l'ultima da sotto sempre. Da sotto qui ci sono dei buchi, quindi spingete, infilate al centro il cacciavidino e spingete. Qualcosa si muove, eccola, e esce la lampadina. Quindi questo è poco ma sicuro, ecco, è uscita direttamente. Infatti c'è l'ossido, come dicevo prima. Ora, ok. Ok, perfetto. Ci siamo. Ora andiamo ad aprire le nostre lampade a LED. Quindi faccio con un cacciavidino, che al momento non ho forbici disponibili, ma con un taglierino sarebbe l'ideale.
dovrebbero avere un verso, credo, perché mi è successo ieri che l'ho messa da una parte e non si accendeva, l'ho rigirata e funzionava, però noi intanto le infiliamo così, poi vediamo il verso quando proviamo ad accendere, se c'è da cambiare qualcuna. Intanto infiliamo. Cosa è certa che queste, una volta infilate, le potete sfilare tranquillamente perché sono piatte e comode da poter maneggiare. Quindi ok, e due, tre. Un consiglio, ragazzi, tenete lo scontrino, mi raccomando, perché essendo non sono lampade di altissima qualità, quindi o magari il difetto di fabbrica già non funziona in partenza, quindi in quel caso lo andate a sostituire. Ok, eccola qui, anche questa. Andiamo al centro, spingiamo, mettiamo avverso, eccola, ok. Se riusciamo a farla entrare sarebbe meglio. E la differenza che sto notando, comunque, che i fori all'interno dello stop sono un pochino più piccolini rispetto a queste nuove lampadine a LED, quindi fate un po' di fatica a inserirle. Questo credo di sì, però ci si riesce allargando un pochino il buco. Ecco, ci riusciamo tranquillamente e stiamo a 3. La quarta, ok, via. Ripeto, non è detto che appena montato funzionino, perché è strana questa cosa, in teoria non dovrebbe esistere il fatto che abbiano un verso, e invece a volte non si accendono proprio perché vanno rigirate dall'altro lato, quindi non mi chiedete cosa cambi. Però sta di fatto che dopo funzionano, una volta rigirate funzionano. Tanto io, siccome sono uguali tutti i due lati, li sto inserendo, poi vediamo insieme se funziona o meno. E fino a qui ci siamo, l'ultima. Ok ragazzi, dopo vari tentativi sono riuscito a farlo, a terminarle, quindi sono riuscito ad inserirle tutte quante, anche l'ultima che era un po' rognosa, poiché i contatti, spingendo dentro la lampadina LED, mi tirava fuori uno dei due piastrine del contatto, quindi praticamente, perché si vede che la plastica si è un po' con il tempo seccata, ha ceduto un pochino, quindi non blocca come si deve le piastrine. Comunque ci sono riuscito, inserita. Ora andiamo a vedere insieme, inserendo, reinserendo diciamo, l'interno dello stop
nel suo posto, vediamo se le lampadine funzionano, se per caso abbiamo preso il verso giusto di tutte quante o se qualcuna, diciamo, dobbiamo invertirla. Allora, guardate, qui c'è, come dicevo, una parte stondata e una parte un pochino più lineare, più dritta sopra, ok? Quindi noi che dobbiamo fare la parte stondata, più che altro fate caso anche ai bordi, vedete che è leggermente in trasversale il bordo, quindi non è proprio dritto. Ok, e il nostro stop, eccolo, con il bordo corrispondente, quindi la linea, il disegno più che altro, il verso è questo. Inseriamo la forchettina, chiamiamola così, il contatto nel suo apposito foro, quindi questo qua specialmente sulla sinistra. Spingiamo dentro, quindi tutto quanto lo stop con i LED, e alziamo sempre il finestrino del portabagagli, così riusciamo a vedere, pigiando il pedale del freno, se le luci si accendono. Andiamo a spingere. Mi raccomando, guardate bene, così mi dite se qualcuna non funziona. Guardate, sembra che funzionino tutte. Tutte e cinque, perfetto. La luce è bella bianca, ottimo. Lavoro, diciamo, 80% compiuto. Eccole qua. Ora andiamo a mettere il coperchio. Andiamo a rimettere il coperchio. Solo che un attimo solo, sto cercando la vite del coperchio, la vitarella. Andiamo a rimettere il coperchio con il cacciavite da croce, come abbiamo fatto prima per toglierlo. Quindi, allora, il verso è, dicevo prima, la parte stondata sotto, eccola, e la parte dritta sopra. Quindi infiliamo. E ci sono le due viti a croce. Stringiamo. Non a morte, mi raccomando, non troppo, perché appunto è una parte di plastica, quindi si rischia di spanarla e dopo di non rimettere più la vite e lo stop vibrerà in seguito, quindi le lampadine si fulmineranno ancora di più. Facciamo la prova se funzionano tutte. Missione compiuta. Qualora il video vi sia piaciuto, mettete un like, lasciate un commento qui sotto e qualsiasi domanda, dubbio voi abbiate, vi risponderò a tutti. Attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati nei prossimi video. Un saluto, Adrenalinaz. Ciao!